Amende, alleluia. Alzerà Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la Pasqua del Signore. Il Signore è risorto. Questa notte la luce ha vinto le tenebre e questa luce è rappresentata dal cielo pasquale che si trova accanto al fonte battesimale. Questo fonte battesimale che è anche l'acqua che è stata benedetta questa notte, dove stamattina sarà già utilizzata, perché abbiamo una famiglia, Dino e Laura, che presentano il frutto del loro amore. E noi già a loro vogliamo chiedere: che nome date al vostro bambino? Per Salvatore Marco, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede perché nell'osservanza dei comandamenti impara ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrino e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Salvatore Marco, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce e dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore. Come dicevo, il fonte battesimale già è pronto a generare, è la Chiesa che genera i suoi figli, mediante i genitori che li presentano al Signore. E noi in questa celebrazione pasquale vogliamo immetterci in questa grande grazia che ci è stata data, perché tutti siamo diventati figli con il battesimo e desideriamo far sì che la nostra figliolanza sia libera da ogni macchia, sia libera da qualsiasi peccato, perché oggi la luce di Cristo deve far risplendere il nostro cuore, la nostra mente, le nostre labbra, le nostre mani, in modo tale da non esserci tenebre, la tenebra del peccato. Per questo chiediamo perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore, Signore del cielo, Dio Padre onnipotente, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo e il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegramoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegramoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegramoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. In piedi per la sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto. E gli angeli i suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Alleluia, 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 alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Siamo oggi qui in questa chiesa per celebrare la Pasqua del Signore. Cristo è stato immolato ed è il motivo di festa per tutti noi, perché il suo sacrificio ci ha acquistato la salvezza e la vita eterna. Tutto questo diventa per noi motivo di festa, come abbiamo detto, e la festa si caratterizza per la gioia, per la riconoscenza, per la bellezza che ci è data questa gioia dal conoscere come la morte non ha avuto l'ultima parola, ma è stata vinta, come abbiamo detto nella sequenza. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Questa vita che trova la forza di poter affrontare anche la morte, di superarla e quindi di avere la meglio. Ed è motivo di gioia il fatto che oggi questa vita diventa consapevolezza che non è una vita soltanto terrena, che non è una vita soltanto per questo mondo, ma che è la vita per l'eternità. Nel battesimo che noi celebreremo, alla fine, quando c'è la benedizione, si dice alla mamma che lei ha dato la vita al suo figliolo, ma questa vita che le ha dato non è una vita soltanto per questa terra, è una vita in Dio per l'eternità. Già ci apriamo appunto a questa esperienza gioiosa della risurrezione di Cristo, che è un'esperienza che ci apre gli orizzonti ultraterreni, perché ci apre la via del cielo, le cose di lassù, quello che ci ricordava San Paolo nella seconda lettura. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Dobbiamo cercare le cose di lassù, dove Cristo si trova alla destra di Dio, quelle di lassù che ci fanno comprendere la nostra vita che va oltre le cose del mondo. Siamo in questo mondo, sì, dobbiamo vivere la nostra appartenenza a Cristo in questo mondo, ma sappiamo anche che questo mondo, segnato molto spesso dalle difficoltà, dalle tribolazioni, viene ad essere da noi vissuto come il nostro agire da cristiani, da testimoni del risorto, da coloro che vivono l'esperienza nel mondo portando la luce di Cristo, perché il Cristo ci ha donato questa luce. L'abbiamo palesemente testimoniato e celebrato questa notte attraverso la liturgia del fuoco, attraverso il cielo acceso, come dicevo all'inizio, che è la luce di Cristo, quella luce da cui noi tutti abbiamo attinto attraverso l'accensione anche materiale dei ceri. E questa luce è diventata partecipe anche per noi, perché noi dobbiamo testimoniare la luce radiosa di Cristo risorto. E come lo possiamo fare se non attraverso il nostro vivere i sacramenti che Gesù ha fatto scaturire dal suo costato, sangue ed acqua, cioè attraverso il battesimo, attraverso la comunione, attraverso quella che è la vita di grazia, questa vita di grazia che ci porta ad impegnarci nel mondo come testimoni di Cristo risorto, così come ha fatto Pietro testimoniando la risurrezione di Cristo. Abbiamo ascoltato la parola del Vangelo che ci diceva che Pietro insieme a Giovanni vanno al sepolcro e trovano il sepolcro vuoto. Le donne avevano testimoniato di aver visto Gesù. E Pietro, nel discorso che fa nella prima lettura che abbiamo ascoltato a tutta Gerusalemme, dice: ecco, voi oggi dovete apprendere quello che noi abbiamo sperimentato, che Gesù Cristo, colui che è stato immolato, trafitto, ucciso, è risorto, ha vinto la morte. Porta con sé i segni di questa sua morte nelle mani, nel costato, nei piedi, ma
sono i segni di una vittoria che può entrare anche dentro, se vuoi, può entrare in sacrestia. Sì. Dicevamo quindi che Cristo Gesù, portando le ferite dell'immolazione, del suo sacrificio, della morte cruenta che ha subito, diventa il segno di colui che fa partecipe della sua storia coloro che lo hanno visto nella croce, coloro che l'hanno visto crocifisso. Questa croce che ci diceva il Vescovo quando è venuto a fare il precetto pasquale con i ragazzi, dobbiamo mettere nella nostra mente, dobbiamo imprimere nella nostra mente. E io aggiungo che al crocifisso, perché i santi sono stati ispirati sempre dal crocifisso, perché il crocifisso è motivo di sapienza, la sapienza della croce diventa motivo di comprensione del mistero di Cristo che dona la sua vita per la nostra salvezza. Possiamo aggiungere a questa immagine da imprimere nella nostra mente, come diceva il Vescovo, del crocifisso, anche l'immagine del risorto, questa immagine di chi vince la morte. I segni ci sono, ma è l'immagine di colui che è vittorioso, è glorioso, e si presenta agli apostoli, si presenta a tutti noi per dire: la nostra speranza non deve essere delusa. Dobbiamo cercare di ritrovare in Cristo il motivo per poter andare avanti nel nostro essere testimoni della luce e della risurrezione. Perché purtroppo molto spesso il male vuole prendere sopravvento, come vediamo anche in questo mondo segnato sempre dalla violenza, dalla guerra, dalla corruzione, da attentati, da cattive ideologie che purtroppo tendono a riversarsi contro l'uomo, a destabilizzare l'armonia del vivere umano, del vivere civile. Ma noi dobbiamo avere questa fortezza. Come diceva la lettera di Ogneto, noi siamo cristiani che di fronte a questo mondo, anche se sappiamo di non essere di questo mondo perché stiamo guardando alle cose del su, noi in questo mondo agiamo per renderlo migliore, per dare una nostra testimonianza cristiana, che è una testimonianza di vita, di gioia e di amore. E questa testimonianza noi vogliamo affidare ai bambini, a questi bambini che diventano cristiani, a Salvatore Marco che oggi diventa figlio di Dio tramite il battesimo. Vogliamo affidarla a tutti i nostri bambini che sono più grandi, dare questa testimonianza, la testimonianza della vita cristiana che è la vita di bene, quel bene che i genitori hanno desiderato per i loro figli è un bene maggiormente voluto quando per i loro figli chiedono che vivano in Cristo. Penso che al bene che noi facciamo, il vestiario, il nutrimento e tutte le altre cose che cerchiamo di offrire ai nostri bambini, viene coronato o comunque trova l'apice nel dare il battesimo, nel farli diventare figli di Dio, nel dare la vita cristiana, questa vita in Cristo che ci trasforma, ci fa diventare capaci di vivere in questo mondo da uomini veri. Uomini veri che riconoscono il Padre, che riconoscono in Cristo il fratello, ma in ogni fratello vedono quel Cristo che ci porta e ci chiama a incontrarlo, incontrare nel fratello colui che è da amare. Questo diventa allora per noi il motivo di questa Pasqua. La Pasqua del Signore è la Pasqua che oggi noi celebriamo per glorificare il Signore per le grandi cose che ha fatto a nostro favore.
Adesso ci mettiamo in piedi e facciamo la preghiera dei fedeli. Fratelli, oggi siamo raccolti per acclamare Cristo risorto. Egli è vivo e opera tra noi. Chiediamo di poter collaborare all'edificazione del Regno di Dio in piena adesione al suo volere. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Siamo nella Pasqua. Per la Chiesa, porti al mondo attuale che geme tra tante contraddizioni e paure il solo vero messaggio di speranza, quello della Pasqua, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la società del nostro tempo, scompaiono odio e divisione, e splendono pace e riconciliazione, doni del risorto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i cristiani che nel battesimo si sono rivestiti di Cristo, sentono il desiderio di farlo fruttificare per il bene della Chiesa e della società, preghiamo. Per i malati sofferenti, la Pasqua li aiuti a vivere la sofferenza alla luce del risorto, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per Salvatore Marco, perché sia illuminato dal mistero della morte e risurrezione di Cristo e rinasca a nuova vita e sia incorporato alla Santa Chiesa, preghiamo. Perché la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del suo Vangelo, preghiamo. Perché i suoi genitori, il padrino e le madrine, diano a lui con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, preghiamo. Perché tu ravvivi in noi tutti qui presenti la grazia del battesimo, noi ti preghiamo. Invochiamo adesso i santi. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, San Marco, San Tommaso Apostolo, San Rocco, San Giovanni Bosco, santi tutti di Dio, Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale e consacralo tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Prendete il bambino. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questo bambino che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Cari genitori, padrino e madrine, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù, che è la fede della Chiesa nella quale il vostro figlio viene battezzato. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Volete dunque che Salvatore Marco riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Andiamo al fondo. Tieni. Io ti battezzo nel nome del Padre, Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Salvatore.
Salvatore Marco, ti sei diventato una nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire sordi e parlare muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede all'ode e gloria di Dio Padre. Salvatore. Salvatore Marco è stato battezzato e diventato figlio di Dio, un applauso.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo. Sono pieni della tua gloria, oh, oh, osanna nell'alto dei cieli, oh, oh, osanna nell'alto dei cieli. Santo, 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 benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, oh, osanna nell'alto dei cieli, oh, oh, osanna nell'alto dei cieli. Santo, 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 santo. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo,
Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti questo tuo figlio, Salvatore Marco, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che lo hai inserito come membro vivo nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, i nostri fratelli Fina, Melina e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli. E la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Pace sia con te. Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Corpo di Cristo. Non c'è un ministro. Thank you.
sì. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Regina Celi, pietà. Alleluia, resurrexit, sicudixit. Alleluia, ora pro nobis Deum. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dei sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Vi do qualche avviso, vi ricordo che la messa di questa sera sarà alle ore 19 e subito dopo la messa ci sarà la processione per le vie cittadine. Domani c'è una messa di mattina alle 9 nella chiesa di Santa Maria di Gesù e poi la messa vespertina sarà qui alle 19 in chiesa madre. Questa settimana c'è anche il primo venerdì del mese e settimana quindi dove ci prepariamo ancora una volta a essere vicino e accanto ai nostri fratelli ammalati. E poi domenica prossima, l'ottava, è la domenica della Divina Misericordia ed è stato iniziato venerdì il novenario alla Divina Misericordia. Alle 3 è l'orario, ecco, appunto, della preghiera alla Divina Misericordia. Giorno 4, lunedì 4 aprile, giornata dell'Annunciazione, viene ordinato Salvatore Cannizzaro. La parrocchia sta organizzando, viene ordinato diacono a Siracusa. La parrocchia sta organizzando un pullman. Chi desidera partecipare a questa ordinazione diaconale può avvicinare a me oppure a Giuseppe Masaraccio e iscriversi. Si parte alle 14:30 dalla Piazza Dante e si fa una visita a Ortigia e poi al santuario si visita e poi si partecipa all'ordinazione. Adesso concludiamo questa celebrazione invocando la benedizione. Il Signore sia con voi. In questo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. È la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ecco, adesso si preparerà il Cristo per la processione. In piazza ci sarà poi l'incontro di Gesù con sua madre.
facem o asuma. Cum facem o prima ora să mă rog. Perché?
anche le cede, anche le cede. Già Tony, ieri sera oggi? Io sono una schiena ieri sera. Come te lo vuoi?